Giovedì 4 maggio si è tenuta la seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana per la Festa dell'Europa. Ha aperto la seduta l'intervento del presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mazzeo, presente anche il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani. La seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana, dedicata alla Festa dell'Europa, si è aperta con l'Inno alla Gioia e con l'Inno di Mameli suonati dall'orchestra Sarà Banda della scuola secondaria di primo grado Massimiliano Guerri di Reggello, in provincia di Firenze. Abbiamo voluto che ad aprire questa giornata fossero delle ragazze e dei ragazzi, ha spiegato il presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mazzeo, perché l'Europa è la loro casa. Il presidente del Consiglio regionale, dopo il saluto alle autorità intervenute e al ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha aperto una riflessione sui valori, i risultati e le prospettive dell'Unione Europea. Un cammino, ha detto Mazzeo, che è passato attraverso fasi di fiducia e periodi di difficoltà, ma non venendo mai meno alla sua fondamentale promessa di pace, stabilità e prosperità per i popoli europei. Viviamo un tempo difficile, la pandemia, la guerra che scuote il cuore dell'Europa, allora abbiamo bisogno di più Europa e vogliamo dirlo con forza qui in Toscana, in Consiglio regionale. L'Europa è una comunità di popoli, di storie differenti, è una comunità di visioni tali da cercare di lasciare alle ragazze e ragazzi un futuro migliore. Oggi abbiamo necessità che la Toscana giochi sempre più un ruolo da protagonista in Europa, perché solamente con politiche comuni è possibile ridurre le disuguaglianze, è possibile fare in modo che un bimbo che nasca anche nel più piccolo territorio della nostra regione abbia gli stessi diritti e le stesse opportunità di un bimbo che nasce a Francoforte o in Baviera. È una seduta solenne importante, come tutte le occasioni che vedono riunito il nostro Consiglio regionale, alla presenza del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ringraziamo per aver accettato l'invito del Consiglio, la rende ancora più particolare e speciale. È un momento che segna l'avvio anche del programma delle iniziative alle quali ha lavorato la Commissione Europa, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, occasioni per parlare dell'Europa, occasioni soprattutto per affrontare le tematiche anche più rilevanti, e nei prossimi giorni ci sarà anche la presentazione di altri momenti che ci auspichiamo possano richiamare l'attenzione generale su questioni che guardano all'attualità ma anche al futuro dell'Europa. Abbiamo la fortuna di comunque avere un grande rappresentante oggi che è l'onorevole Tajani, che ha vissuto appunto l'esperienza anche a livello europeo, e credo che questo sia possa essere un messaggio, una testimonianza importante. Per quanto mi riguarda, mi è stato chiesto un intervento, sarà un intervento che di riflessione di quello che della percezione che avevo fino a qualche tempo fa dell'Europa, e grazie all'esperienza sia sportiva che quella politica e quello che è successo nel post pandemia, quello che è stata appunto la riflessione di che cosa è successo, di cosa è cambiato e di che cosa questa l'Europa dovrà continuare a fare. A concludere la seduta solenne dedicata alla Festa dell'Europa sono state le parole del presidente della Giunta regionale Eugenio Giani. Dopo i saluti alle istituzioni presenti, ringraziate per il loro spirito di collaborazione, il presidente Giani ha aperto il suo intervento, sottolineando come l'Europa è in noi e con noi. Ce ne rendiamo conto ogni giorno, innanzitutto nei comportamenti che dobbiamo tenere, rispettando le leggi, le norme della nostra comunità. Il 70% delle norme sono leggi europee, direttive europee che devono essere attuate con norme nazionali o regionali. Sono indirizzi che vengono da organi comunitari. Ma contemporaneamente guardate le risorse per i nostri servizi. Una regione che ha 1.300.000.000 di bilancio, in realtà nei prossimi 6 anni avrà 6 miliardi e 600 milioni di progetti.
6.120 progetti che vengono dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fondi europei, e 3 miliardi e 3 di progetti che nascono dal cofinanziamento fra la Regione e l'Europa nei fondi strutturali, il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, il Fondo per le Regioni Marittime, il Fondo per l'Agricoltura. Ecco che l'Europa quindi convive, vive con noi e anima le nostre comunità, e allora noi ci dobbiamo sentire europei. La generazione Erasmus è la generazione che dà il senso di come, superando la barriera della lingua e integrandosi sul piano degli studi, prima di tutto ci si sente europei, e è il lavoro che come Regione Toscana dobbiamo fare. E in questi 5 giorni, dal 4 di maggio al 9 di maggio, il giorno dell'Europa, ci saranno più di 150 personalità europee a seguire i nostri momenti, che fra l'Università Europea nella sua sede a Fiesole o in quella nel Palazzo Montalenti a Firenze, alla Regione Toscana con i convegni che continuamente si svolgono a Palazzo Vecchio, noi viviamo questi giorni come i giorni dell'Europa. Sì, l'Europa è la nostra casa, è il luogo dove ciascuno di noi vuole vivere e costruire il proprio presente e il proprio futuro. È la nostra grande opportunità. La Toscana festeggia la festa dell'Europa e si colloca sempre più in un contesto internazionale come regione d'Europa. Questa è la sfida alla quale siamo chiamati ciascuno di noi a rappresentare i cittadini toscani, a collocare il futuro dei nostri giovani. Per questo vogliamo costruire la solennità di un festeggiamento che entri nel cuore e nella testa dei cittadini toscani. L'Europa ci ha salvato dal Covid, lo sappiamo. L'Europa è quel luogo magico che ha conservato per tanti anni anche la pace fra gli Stati, ed è un luogo che supporta e sostiene tutti quanti noi. È per questo che noi dobbiamo festeggiare, dobbiamo chiedere all'Europa uno sforzo ulteriore. Laddove c'è una guerra, soprattutto ai confini dell'Europa, noi dobbiamo chiedere all'Europa un ruolo da protagonista nella mediazione internazionale. Non può essere, diciamo, secondario il ruolo di una grande comunità. Noi sogniamo gli Stati Uniti d'Europa, sogniamo un grande continente che sia in grado di fare una difesa autonoma, uno Stato dove ciascuno di noi possa collocare le proprie energie e le proprie intuizioni. E mi auguro che questa festa e la nostra regione, la Toscana, giochi un ruolo da protagonista. Sempre più una regione d'Europa, sempre più un unico grande continente che diventa un unico grande Stato, e quindi è impensabile pensare dentro questo grande continente che ci possa ancora essere una guerra. Quindi un ruolo da protagonista nella mediazione per la risoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina. È un'occasione innanzitutto per celebrare l'Europa, celebrarla tra istituzioni, con la presenza del ministro Tajani. Abbiamo bisogno di Europa. Lasciatemi dire di un'Europa realmente democratica, di un'Europa che sappia riscoprire le proprie radici, la propria identità democratica e cristiana, di un'Europa che faccia sorgere negli europei il sentimento comune di appartenenza e che sappia trattare in modo congiunto e in modo solidale questioni importanti, come potrei citare quella dell'immigrazione. L'Italia sta superando gli anni difficili del Covid, abbiamo bisogno di riscoprire le origini di quella che doveva essere l'Europa dei Salvemini, degli Spinelli, degli Ernesto Rossi, del Manifesto di Ventotene. Quello spirito ci deve appartenere, ci deve stimolare. Ecco, in questo senso possiamo dirci orgogliosamente toscani, italiani ed europei. L'Europa è la nostra forza, se ricordiamo le parole di David Sassoli, ed è il nostro futuro. Quindi è giusto festeggiarlo, e mi sembra opportuno comunicare, che forse non tutti lo sanno, ma a livello di istituzioni europee c'è l'intenzione di rendere il 9 maggio proprio festa di tutti i paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Noi come italiani parteciperemo, ecco, proprio sosterremo questa cosa, però noi in Toscana già festeggiamo, se vediamo qui oggi questo consiglio, ma poi tanti eventi in tutte le nostre città, località
più sperdute, se intendono vero, fare qualcosa, esporre la bandiera europea, che, ripeto, è la nostra forza e la nostra cultura, che ci contraddistingue rispetto alle altre realtà del nostro mondo, e che sono differenti, ma quando si parla di valori sociali, di pace, non sono parole vuote, specialmente ci rendiamo conto ultimamente, dove è più frequente poi frequentare e confrontarsi con gli altri che apprezzano perché non hanno certi valori e certi diritti che invece per noi sono acquisiti. La visita del Ministro è legata anche all'Istituto Europeo, un'istituzione tra le più famose per la ricerca e dottorati in ambito europeo, finanziato direttamente dall'Unione Europea. Il Consiglio Solenne vuole testimoniare il ruolo delle regioni e della regione toscana nel processo di unificazione dell'Unione Europea, dei popoli europei, perché come sapete noi siamo per un'Europa delle patrie, dei popoli che sappia riconoscere nelle proprie radici il proprio futuro. In questo senso il Ministro ha più volte esortato insieme al Presidente Meloni l'Europa a svolgere un ruolo attivo soprattutto nei confronti dell'Africa, che sta in questo momento subendo ancora una pesante colonizzazione da parte di alcuni paesi del mondo, in particolar modo la Russia, la Cina, mentre invece noi abbiamo rilanciato l'idea con il cosiddetto piano Mattei di una cooperazione leale che possa portare l'Africa a svilupparsi e a dare una casa ai propri popoli in modo da crescere in maniera autonoma ed evitare che siano costretti gli africani a lasciare le proprie abitazioni dando vita a flussi migratori che diventano ogni giorno sempre più incontrollabili. Per un'Europa libera e unita, era il titolo originale del manifesto di Ventotene, che è stato scritto appunto durante l'esilio, durante il confino nell'isola di Ventotene, da degli illuminati che hanno pensato a una federazione europea che fosse fondata sui principi della pace, della coesione, della collaborazione per superare i 30 anni di guerre che possono essere detti quasi ininterrotti tra la prima e la seconda guerra mondiale e che avevano devastato l'intera Europa. Questo appello oggi, questo titolo diventa più attuale che mai di fronte ai venti di guerra che ormai da più di un anno soffiano ai confini dell'Europa, perché i principi di pace sono qualcosa che per essere coltivati hanno bisogno di essere estesi. Facciamo nostro questo titolo, facciamo nostro il manifesto e crediamo che mai come oggi ci sia bisogno di un'Europa forte all'interno di un sistema multilaterale, in un mondo particolarmente complesso dove la pace deve essere cercata con tutti i mezzi. L'Europa deve avere un ruolo più forte da questo punto di vista e noi come Movimento 5 Stelle da questo punto di vista, sempre con il Presidente Conte, faremo tutti gli sforzi perché cessi l'escalation militare e si faccia il massimo sforzo per una diplomazia, per una ricerca della pace, questa sia a tutti i costi. Voglio ricordare che le regioni, anche lo stesso Comitato delle Regioni, ci dimostra quanto in realtà i territori siano fondamentali anche nel processo di integrazione. I fondi comunitari e la programmazione ordinaria svolge un ruolo importantissimo per compensare le risorse proprio degli enti regionali. Penso alla politica agricola, penso anche ai fondi di sviluppo e ai fondi sociali che naturalmente aiutano in questo senso a programmare delle politiche importanti, le politiche giovanili, le politiche sull'occupazione. Quindi un rapporto che per noi è fondamentale. È chiaro che c'è poi un ruolo di attuazione di quelle che sono le risorse importanti che arrivano in Regione Toscana attraverso la programmazione e soprattutto attraverso i bandi. Sono occasioni fondamentali soprattutto oggi. Voglio ricordare, oltre ai fondi ordinari, il PNRR, una partita ancora aperta su cui si stanno giocando anche tavoli su più livelli, penso anche a livello nazionale, la necessità comunque di intervenire anche dove e a dover correggere magari laddove il PNRR oggi non è più al passo dei tempi. C'è poi la partita del ruolo dell'Europa più in generale. Io voglio anche ricordare quanto sia importante oggi che le nazioni che fanno parte del progetto europeo giochino la loro partita su tanti tavoli. Il primo che mi viene in mente è sicuramente il tavolo dell'immigrazione. Non possiamo nasconderci dal fatto che su problemi epocali, perché questo è di fatto la questione, ci debba essere una maggiore convergenza e una maggiore comprensione di questo fenomeno. Io credo che oggi il governo italiano abbia dimostrato e voglia dimostrare ancora un approccio che guarda molto all'interesse nazionale nel contesto europeo, perché questo è indispensabile.